Allora, ricapitolando, è chiaro, dico ricapitolando, che queste persone, se fosse stato un altro, un'altra era, un altro periodo, medioevo, o un periodo primitivo, o un periodo anarchico nel senso non di costrizione di una finta anarchia, cioè delle finte regole che quindi vogliono scatenare e puntare il dito su una forma di regolamento, di regolazione, di coscienza, non di conti, ma di coscienza. Quindi se fosse stato un altro periodo, queste persone qui non penso che avrebbero potuto fare tutte queste cose a me e ai miei amori e alle mie cose. Hanno utilizzato la famiglia, qualche familiare, degli amici, di rimbalzo anche dei conoscenti o degli sconosciuti, ma si sono protetti tramite questo tipo di persone, mettendovi davanti l'emozione, l'educazione, la forma, sia dal punto di vista positivo, quindi il rispetto e la vergogna verso un atteggiamento, il non avere dei tipi di atteggiamenti e dei tipi di modi di fare, e tutte queste cose qui sono state incrementate ancora di più in seguito, quindi sia incrementate che come forma di nascondino, di una protezione scrausa per loro, non per me, utilizzando anche, dove non hanno potuto, tramite la coscienza, l'educazione, le forme, il rispetto verso certe cose, finto, non perché era finto il mio modo di essere, non perché finto, queste forme di rispetto sono sempre finte, ma perché l'utilizzo che hanno fatto è finto, è per causare delle emozioni negative, per fare del male, per fare venire a galla delle cose negative, per fare una specie di confusione dove gli conviene, e quindi proteggersi il culo, loro, in maniera malamente, in maniera negativa. In più hanno utilizzato, oltre la famiglia, i familiari e cose varie, hanno utilizzato anche le istituzioni, quindi mettendomi davanti una serie di forme di rispetto e di disciplina che si basano sul fatto che loro sono magari lo Stato, sono protetti da uno Stato, da dei militari, delle conoscenze forti. Proteggere cosa? Proteggere delle persone che non andrebbero protette, perché hanno fatto del male a me e alle persone che io volevo bene e chiamavo. Parlo in passato perché stiamo parlando non del futuro, ma di ora, andando dietro. Ma ora, il totale di questa storia è ora, quindi questo passato si incrocia qui. E allora, se non ci fossero stati tutti questi nascondini di rondello da parte di questa gente, esponendosi e mettendosi fuori solamente però utilizzando dei paraventi,
sapendo che io magari non cammino con la minchia di fuori per strada, non tanto per gli adulti ma per i bambini, perché non mi interessa fare scioccare un bambino con delle cose così. Quindi questo è un esempio per fare capire quello che loro hanno cercato di fare in queste situazioni. E allora, che cosa succedeva, cosa sarebbe successo se queste cose qua non avessero avuto assolutamente possibilità di esistere, se fosse stato due cose: o un mondo dove le cose, un ipotetico mondo, sognando, no? Un ipotetico mondo dove le cose vengono a galla, dove c'è veramente un Dio nel senso della verità, di coscienza, un karma che corrisponde con i fatti veramente accaduti nella maniera più profonda, millimetrale, che riesce praticamente a misurare tutto, la perfezione, questa cosiddetta una perfezione, nell'imperfezione, quindi la vita. Allora, in questo mondo qui, io dal mio punto di vista, sicuramente tradotto con il filtro della coscienza e della verità, so perfettamente non tutte le cose, ma quello che io leggo alle cose. E quindi so perfettamente che questa gente dal punto di vista di Dio coscienza non avrebbero potuto vincere, mai. Allora, dall'altro punto di vista, invece rude, eliminando tutti questi nascondiglioni di rondello in cui si sono andati a nascondere e in cui hanno cercato di nascondere me e la mia persona, se non ci fossero state queste cose in un ipotetico medioevo, età primordiale e cose, me li sarei mangiati, cacati oppure ignorati, non avrebbero potuto fare un cazzo, niente. Quindi voi che vi fate utilizzare e che dite di essere istituzioni, ve la prendete nel culo tutti assieme, perché non è possibile che dove volete, e qua con la vita non si gioca, dove volete, ognuno è individuale e non rispetta gli altri, non c'entro io con l'altro, non c'è paragone, e dove volete fate tutto il gruppetto. Ecco. Quindi, bello chiaro e tondo. Famiglia, le cose infilate, le istituzioni, la verità non è quella. Se ci fosse il mondo della verità sareste belli e che fottuti, e sto parlando di quelle persone lì che si sono per me fottute, ve lo dico. Se tu mi vuoi uccidere, io ti uccido in quel mondo lì. In questo mondo qui non è possibile, perché utilizzate certe cose, anche voi assassini, anche gli assassini. Ciao.